Turisti e romani che di domenica affollano le storiche piazze della capitale possono imbattersi in belle iniziative come quella che stiamo facendo per vedere. Vediamo. Contro ogni forma di violenza, crudeltà e sfruttamento, per la difesa dei diritti di tutti gli animali, nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma si diffondono note di impegno, amicizia, giustizia e libertà. E l'Animal Aid Live 2016, per il secondo anno il concerto maratona organizzato dagli animalisti italiani Onlus, che tra musica e pensieri vede la partecipazione di tanti personaggi per dare voce a chi voce non ha. Noi siamo sicuri che entro pochi anni questo diventerà il primo maggio dei diritti degli animali. Questo è il nostro obiettivo, cioè parlare con la musica a 60 milioni di italiani, a tutti, a chi ama gli animali e a chi non li ama, per arrivare a un risultato, il rispetto degli animali e finalmente anche in Italia una legge più severa per chi li maltratta e li uccide, cioè adeguare l'Italia agli altri paesi europei. Molti amati dal pubblico, veterani dello spettacolo, si uniscono a quelli più giovani come Roberto Orru, Sara Galimberti, Fania Di Croce, tutte piene di entusiasmo, speranza, voglia di esserci. La musica è un grande vettore di comunicazione, quindi arriva proprio dritto al cuore delle persone finché la gente capisca che un animale non è un oggetto. Gli animali per lei cosa rappresentano? Rappresentano la purezza, la semplicità, quella che ritrovo poi nella musica e nella creatività. È amore, io ho un Labrador, per me è come se fosse un'amica, una sorella, una figlia. Amare gli animali, tutelarne la loro dignità, significa anche amare e tutelare il mondo in cui viviamo. Noi lottiamo per gli animali alle Nazioni Unite, in particolare gli allevamenti intensivi che costituiscono un terzo del problema dei cambiamenti climatici, delle emissioni che provocano i cambiamenti climatici. E in questa giornata internazionale vengono premiati coloro che si sono distinti in azioni a favore degli animali. Baciami ancora. Al TG2 anche quest'anno va il riconoscimento per la campagna contro l'abbandono di cani e gatti. Perché se è vero che l'attenzione e la sensibilità dell'opinione pubblica stanno cambiando, è anche vero che la piaga del randagismo non è diminuita. Qualcosa si aggiusta, qualcosa arriva, però voglio essere ottimista, perché è meglio sperare che disperare. A questo triste fenomeno si unisce poi la realtà in cui versano molti canili. In alcune città, anche del sud, ci sono eccellenze, ma in altri luoghi la situazione è drammatica, come accade a Roma, alla Muratella. Ci sono circa 500 cani e 90 gatti e che il comune dal 1° maggio non se ne sta occupando più, lasciando all'associazione di volontariato, agli ex lavoratori di occuparsene, quindi comprare cibo, comprare medicinali e occuparsi del ricovero. E nota dopo nota, parola dopo parola, la sera porta altri testimoni che con simpatia e sincerità raccontano la loro presa di coscienza animalista. Da 5 anni ho l'obiettivo di rispettare gli animali, tutti gli animali, non solo il mio cane, ma anche il maiale, anche le mucche, tutti gli animali. E quindi è gioco forza che il mio cibo da 5 anni non è più animale. Faccio la persona seria adesso, dico la cosa seria. Chi non fa del male a un animale non fa del male neanche all'uomo. Chi rispetta la vita la rispetta sempre. Grazie.